Risotto primaverile con verdure. Il risotto primaverile con verdure è un primo piatto leggero e saporito, ideale per soddisfare le necessità di tutti, da quelle dei più golosi a quelle dei vegetariani. Un piatto di ispirazione mediterranea, che unisce i sapori della primavera e dell'estate. Gli ingredienti principali sono riso, verdure di stagione e brodo vegetale. Per un risultato ancora più gustoso, è possibile aggiungere formaggio grattugiato, erbe aromatiche, spezie e un filo d'olio extravergine d'oliva. Ecco gli ingredienti. 320 g di riso, un cipolla, 2 carote, una zucchina, un gambo di sedano, 300 ml di brodo vegetale, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Per preparare il risotto primaverile, inizia con il preparare il soffritto, trita finemente la cipolla e mettila in una padella con l'olio extravergine d'oliva. Fai rosolare a fuoco basso per qualche minuto, quindi aggiungi le carote, la zucchina e il sedano tagliati a pezzetti. Lascia cuocere per altri 5 minuti, mescolando di tanto in tanto. Quando le verdure saranno cotte, aggiungi il riso e fai tostare brevemente. Versa gradualmente il brodo vegetale, mescolando ogni volta che il riso assorbe il liquido. Cuoci per circa 15 minuti, quindi assaggia e regola di sale e pepe se necessario. A cottura ultimata, spegni il fuoco e servi il risotto primaverile con verdure ben caldo. Se lo desideri, puoi decorarlo con erbe aromatiche a piacere.